Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video di Resident Evil 3. Io sono Grave Arcano e oggi ci ritroviamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta, ovvero qui, messi abbastanza male. E stavo guardando un po' la situazione, avevo pensato, no, qua non l'abbiamo, che c'è, nello scorso video mi pare che l'ho detto pure, c'è un posto dove potremmo mettere questa bussola di bronzo che noi intanto prendiamo. Questa di qua in questo momento non credo che ci serva, anche perché abbiamo quella, quindi non so se sono uguali o meno. Comunque, dunque, stavo pensando. No, questo per ora non mi serve. Che cazzo. Dicevo, c'è un posto che sarebbe questa parte di qua. Dov'è? Un attimo. Questa parte di qua, esatto, qua. E se non erro, dovrebbe esserci la statua del sindaco. Dove dicevo già appunto che mettendo questa bussola e non il libro che abbiamo preso, in teoria dovrebbe funzionare. Quindi ci dirigiamo da quella parte, anche perché non credo che ci sia altro da fare in periferia, penso, no? In teoria l'abbiamo già visitata tutta, quindi... Ah vabbè, questa di qua non credo sia la boutique che si apre solo quando finiremo il gioco, quindi non ci serve. Questa stanza invece rimarrà chiusa, quindi non ci interessa. Cioè, se non la sblocchiamo dall'altro lato non ci interessa. Quindi in periferia abbiamo già finito, quindi direi di andare diretti là. Messi malissimo, perché comunque non siamo messi bene. Un attimo che controllo un po' dove devo andare. Allora, io sono qua. Perfetto. Sì. Ok, dobbiamo tornare indietro, quindi dirigiamoci verso il posto decisi e cercando di non guardarci indietro, più che altro. Siamo... Merda, già cominciamo male. No. Ecco. Possiamo già capire la situazione. Dobbiamo cercare di evitare il più possibile gli zombie, i conflitti, perché comunque i proiettili scarseggiano. Anche se non mi pare che abbiamo trovato le polveri nell'ultimo video, se non ricordo male. Però sai com'è, meglio evitare. L'abbiamo preso il coso, sì. Un attimo. No, sto sbagliando strada, infatti. Dobbiamo tornare di là. Mia, qua mori. Io a questo punto però direi di... Un attimo che carichiamo. Equipaggiarci di pistola, perché comunque non è che siamo messi... Ciao, guarda quanti sono lì. Ci equipaggiamo di pistola e cerchiamo di evitare i colpi del fucile a pompa, in modo tale da bene o male tenerceli cari, diciamo. Merda. Via, 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 via. Più possibile, dai, come se non ci fossero domani. Bravi così, bravissimo. Mamma mia, raga, non se ne può, non se ne può più. Dunque, in teoria, da questa parte... potrebbe tenere in mano qualcosa, infatti. Benissimo, abbiamo risolto l'arcano. Vediamo cosa ci sblocca. Quindi? Vuoi prendere batteria? E mo dove ce la portiamo sta batteria? Penso che... qua nella pompa benzina, credo, no? In teoria, no? Boh. O stazione elettrica. Non ne ho idea. Però ho visto anche qua c'è una... una... come cacchio si chiama? Una porta chiusa. Non so se effettivamente ci sia bisogno di batteria qua. Magari alla stazione elettrica, può darsi la dobbiamo caricare per il treno. Non saprei. Intanto ci dirigiamo verso la pompa benzina, che è la più vicina. Eventualmente poi torniamo indietro, dai. Tanto ormai si sa che Resident Evil va avanti così, quindi... più di questo. E ancora, e basta. Ma mollatemi 2 secondi, fatemi campare in santa pace. Io già che sono messo male.
Dai, carica, volo. Allora, cerchiamo di raggirarlo perché veramente. Ok. Questo cos'era? La pompa a benzina, mi pare, sì. Una sala cinesca. C'è un buco esagonale, mi pare che noi l'abbiamo la chiave. E che cazzo. Ci sono pure delle erbe rosse, però non ci servono in questo momento. Vediamo. Scusa, eh. Forma quadrata. E allora mi sa che dobbiamo prendere quella arrugginita. Torniamo indietro. Non ci ho fatto caso, sinceramente. Dovevo prenderne magari tutti e due, però non è che mi ricordavo. Oh no, che palle. Ma tu chi sei? Ma via. Io direi di farlo fuori, perché se no ce lo ritroviamo al prossimo al ritorno. Muori. Morto, sì. Vabbè, levati, non mi interessa. Allora, carichiamo la pistola. No, pericolo. Non abbiamo nessun modo per poterci curare. Ora scappare dai... Scappare dai cani lì sarà un'impresa. Non abbiamo possibilità di trovare qua un salvataggio? No. Niente, dobbiamo tornare per forza indietro, vabbè. Cerchiamo di fare qualcosa di stealth, anche se la vedo dura. Mi sa che faremo una brutta fine. Muori male. Muori male. Grandissimo. Amici belli, io qua capisco che voi siete affezionati, siete dei animali da compagnia, però sto matrimonio non sa da fa. Guarda lì come mi aspettano, tipo tranquilli. Speriamo di avere qualche cosa magari nel baule, non so, un'erba, qualcosa. Anche se ne dubito sinceramente, non mi pare di avere qualcosa lì. Non abbiamo nemmeno i salvataggi, mi pare, quindi siamo proprio messi, ma dov'è? Qua. No, non abbiamo niente per poterci curare. Allora, a questo punto questa di qua direi di posarla. Sì, direi a sto punto di sì. Non ci serve altro, credo, no? Ma la batteria, volendo, potremmo anche posarla magari per cerchiamo di Però aspetta. Questa manovella è arrugginita. Io non vorrei che ci rimane distrutta la esagona con la presa arrugginita. No, che c'è? Il problema è però che abbiamo solo quella quella quadrata, di forma quadrata. A meno che io per sicurezza me la porto. Eventualmente poi si vede, dai. Sì. Andiamo di rischio e poi magari la posiamo, dai. Allora, torniamo di nuovo indietro, anche se qua situazione tragica. Non ricordo di aver lasciato qualche erba da qualche... Sì, cioè, da qualche parte l'abbiamo lasciata sicuramente, però non mi ricordo dove. Se riuscissi a ricordare magari da qualche il punto esatto. Solo che sarebbe un'impresa tornare. Non sarebbe il caso. Qua in teoria non dovrebbe esserci più nulla. Esattamente. Speriamo di non incontrare il Nemesis, perché veramente non abbiamo come affrontarlo e non sapremmo manco scappare. Che comunque quello corre, non è che è come gli zombie. E se lo dovessimo incontrare in queste condizioni sarebbe... Cioè non ne varrebbe la pena. Belle anche alcune inquadrature, sono azzeccatissime. Tipo questa inquadratura verso il corridoio lì a sinistra. Che quando cambia in questo modo magari ti porta un po' quell'attimo di ansia, di... come si dice? Tipo ti mette in allerta, va.
E non è l'unica inquadratura comunque del gioco in questo caso. Come? Scusa, eh? Ah, ecco. No, me lo immaginavo proprio. Proviamo un attimo. No, aspetta, sì. Madonna, per fortuna, oh. Me lo immaginavo proprio come se fosse una cosa da niente. Immaginavo questa cosa arrugginita, sicuramente si fosse rotta. Si sarebbe rotta. Ancora l'abbiamo, quindi ci ritroviamo. Non hai più bisogno di questa chiave, ok. Vuoi scartarla? Sì, tanto non me ne faccio niente. Dunque. Oh, speriamo. Non c'è erba? Poverina, là con la sita. Oh, spray. Chi è questo? Ah, Nicolai. Vado laggiù a controllo, ma laggiù dove? Ah, ok. Intanto noi ci prendiamo sta erba qua. Oh, sta erba, sto spray medico. È un laboratorio, un serbatoio per mantenere costante la temperatura dell'olio. Vuoi azionare la chiusura elettronica? Sì. Ah, ok. B. D. A. Ok. Boh, C, D, B, A. No, di nuovo? Perfetto, così a muzzo a culo l'abbiamo fatto. Vuoi prendere le macchine? Sì. Hai preso le macchine, ok. Un serbatoio per mantenere la temperatura dell'olio. Niente di utile qui. Non c'era niente là dentro, vero? Che cazzo ha combinato quello? Miglia, oh. Certo che i cazzi suoi non se li sa fare, no, eh? Non lasciamo niente, vero, qua? No, direi di andare. Proprio spediti. Ah, Gesù. Devo combattere pure con questi. Intanto una di queste me la prendo, che non si sa mai. Magari la mettiamo nel baule e poi eventualmente quando troviamo l'erba verde la uniamo, che è? Ma è vero, una pompa a benzina, esplosione tipo catastrofica. Bene, ma non benissimo. Che è sto rumore? Sta cosa mi preoccupa. Allora, vediamo un po'. Intanto al tram per ora non ci interessa tornare. Dovremmo andare adesso nella stazione elettrica. Magari io per sicurezza mi porto la batteria perché sono sicuro che magari dovremmo caricarla per il tram. Però in questo momento non mi ricordo se chiedesse una batteria, sinceramente. Però vabbè, dai. Eventualmente partiamo prevenuti e in tal caso poi la lasciamo quando torniamo. Viaggiamo spediti, dai. Sperando di non incontrare nessuno di particolare. La nostra agonia sarebbe incontrare il Nemesis in questo caso. Certo, beccare un lanciagranate. Qua che cosa c'era? La stazione de. Non mi ricordo, c'era qualcosa qua. Sì, quella del giornalismo. Però non penso che ci. Non c'era. Non mi pare di aver lasciato nulla lì. No. In teoria no. Boh, allora. Andiamo a posare questa erba che non ci serve per ora. Vediamo un attimo. Allora. Ci prendiamo la batteria. Come
Questo di qua per ora direi di posarlo. Additivo olio. Non vorrei che questi due vanno combinati. Che olio macchina o additivo olio, magari, non so. Eventualmente. Ora proviamo, dai. Allora, combi. Infatti, come immaginavo. Per ora lo posiamo. L'olio ci andava, mi pare, sì. Quindi. Scusa, ma se noi abbiamo la batteria. Allora, mi pare, se non ricordo male, chiedeva l'olio e il cavo elettrico. E cioè, chiedeva un'altra cosa che però in questo momento non mi ricordo. La batteria l'abbiamo, quindi in teoria forse non è quella che ci potrà servire nel tram. A meno che non ci fa andare alla stazione elettrica per caricare la batteria, può darsi. Vediamo, dai. Dunque, stavo dicendo. Non abbiamo niente per poter salvare la partita, quindi. Sì. Andiamo, dai, vediamo eventualmente poi lì il da farsi. Via, lasciamoli stare là dove sono, tranquilli e beati. Io sono per i cazzi miei, sinceramente. E voglio starci. Dunque. C'è un. Cos'è? Montacarichi? L'ascensore non funziona, non c'è alimentazione. Come non c'è? Devo usare il. C'è un alloggiamento nel quale potrebbe essere riposta una batteria. Meno male! Meno male, quindi non ci serve per caricarla, ma ci serviva per questo ascensore. Perfetto, perfetto. Meglio prevenire che curare. Benissimo. Ora qua. La situazione. Già si sentono i passi. Che carina, sembra Claire di Resident Evil 2. Ciao, amica bella. È chiuso dall'altro lato, no? Mia, quanti sono? Mega. Al ritorno un'altra cosa stealth, cercare di evitarli. Dammi dell'erba, niente? Completamente. Ok. Vediamo cosa c'è qua. Cosa c'è? Sala di comando ad alta tensione, la serratura sarà sbloccata a 115-125 volt. Benissimo, qua invece. A bassa tensione la serratura sarà sbloccata a 15-25. Ok, quindi 115. Cioè, intanto cerchiamo da. C'è niente? Completamente. Una vecchia uscita d'emergenza, la maniglia non gira. Perfetto. Boh, c'è un trasformatore che fornisce energia alla struttura. Sembra che sia impostata la modalità automatica. E quindi da qua. Ok, quando utilizzate questo trasformatore, il trasformatore assicuratevi di posizionare il potenziometro sulla modalità manuale. Il vecchio sistema è soggetto a cortocircuito. Fate in modo che non superi il livello massimo. Vuoi inserire la modalità manuale? Sì. Ok, struttura, vuoi premere interruttore? Yes, quindi era 115 e 125 e 15 e 50 mi pare, se non ricordo male. Se non erro. E che dobbiamo fare? Moltiplicare? 45, rosso, blu e rosso. 120, ok, ne abbiamo aperta una, perfetto, mi piace. Mi piace l'idea. No, dai! Lancia granate! Però le granate le abbiamo a casa. Nel senso nel baule. Quindi in teoria in questo momento non ce la facciamo un kex. Dunque, non c'è niente? Solo qua il lancia granate, va bene, mi sta bene. Merda. Lo sapevo che li dovevo ammazzare, non li dovevo lasciare là dietro. Dunque, dirigiti verso l'uscita d'emergenza, aumenta l'emissione dell'elettricità. Sì. Emissione d'elettricità, vai così. Ok,
Però aspetta. Non vorrei che questo fornisca il coso lì. Manda in cortocircuito sto coso. Il numero di voltaggio è stato cambiato. Forse a causa del cortocircuito. Vuoi premere l'interruttore? Sì. Ah, benissimo, perfetto. No. Allora, vediamo come risolvere il problema. Dunque, facciamo rosso, blu, rosso e blu. 50? Come no? Scusa, non era 50 qua, 15-50. Saratura sarà sbloccata. Ah, 25, niente. Ciaone. Allora, facciamo una cosa allora. Allora, sì. Rosso, blu, blu, rosso. Mia, siamo saliti assai. Quindi, niente, dobbiamo trovare la giusta combinazione di tasti. Rosso, rosso, blu e blu. Perfetto, benissimo. Ah, che fatica. Allora, scusa, cos'è? Vero, era il fusibile che mancava. Ora ci sto pensando, mi sto ricordando. A questo punto possiamo prendere tutto quello che ci serve. Qua non lasciamo niente, giusto? La porta qua non si apre, no? E possiamo prendere tutto quello che... possiamo prendere, sì, tutto quello che ci resta. E direi a questo punto di andare al tram. Non c'è altra... non abbiamo altre cose da fare. Qui abbiamo carne di cavallo bella cotta. Merda, mi ero dimenticato. Ah, scusa. No, no, mollatemi. Gente bella. Mollatemi, grazie. Facciamo una bella cosa stealth. Dai, avvicinatevi tutti, dai. Avvicinatevi tutti, così. Bravissimi. A chi cazzo spari, bella? Ma vaffanculo. Meno male, non mi ha infettato. Sto tizio c'ha niente da darmi, niente. Vabbè, andiamo, ce ne va che è meglio. Non posso salvare la partita, quindi siamo nella cacchina. Cioè, anche se nella testata giornalistica qua, se non ricordo male, c'erano. Quindi io direi di passarci. Eventualmente poi la taglio questa parte. Però intanto meglio prevenire che curare. Ecco, infatti, come ricordavo, meno male vabbè, ok, ciao. Così possiamo salvare tranquillamente la nostra partita senza problemi. Adesso possiamo tornare indietro e ci salutiamo eventualmente dopo il salvataggio, perché sicuramente una bella mezz'ora già l'abbiamo presa di registrazione. Dunque, andiamo qua. Ok, direi di posare il lanciagranate perché non ci serve in questo momento. Ci prendiamo già subito cavo e olio. Non credo che manchi altro. Sì, infatti. E salviamo la partita e ci salutiamo direttamente dopo. Ok ragazzi, ci salutiamo direttamente. Per questo video è tutto, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete. Soprattutto fatelo sapere ai vostri amici, fateli ritornare bambini. Chi magari è vissuto, cioè è nato prima del 2000 e l'ha giocato giustamente. Anche chi è nato nel 2000, nel 2000 in poi, magari c'è qualcuno che l'ha giocato, non lo so, non ve lo so dire. Sono cazzi vostri. E niente, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, ciao.